tutti, fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti. Questa volta con gli amici di Temu abbiamo esagerato. Nuovo video sul secondo canale. Milan. Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Buon lunedì, buon lunedì a tutti voi e come sempre buon lunedì alle vostre famiglie. Allora, mi sono preparato un po' di cosine delle quali voglio discutere con voi. Dopo parliamo anche di numeri, parliamo di statistiche, parliamo di un po' di cose molto interessanti sia a livello di squadra che anche a livello di singoli, perché vi volevo parlare un po' del nostro Capitan America che non ha preso l'Oscar, cheat ovviamente dettata da cosa è successo nelle ultime ore. Non ha preso l'Oscar, ma sta facendo veramente bene. Chris Pulisic sta facendo veramente bene e anche i numeri che dopo vi vado a leggere vanno a farci capire quanto importante fino ad oggi sia stata la stagione di Chris Pulisic, il nostro Capitan America. Prima di andare avanti però vi volevo leggere questa cosa, è una notizia uscita questa mattina sulla Gazzetta che dice praticamente come secondo loro l'eventuale vincita dell'Europa League possa completamente rivalutare la stagione del Milan. Ovviamente io ve la leggo per correttezza di informazioni e mi piacerebbe sapere da voi nei commenti qua sotto la vostra opinione riguardo a questa valutazione. Cioè, nel caso il Milan dovesse risultare poi alla fine vincente o comunque dovesse arrivare molto avanti in Europa League, speriamo, ce l'auguriamo tutti, a partire già dalla partita di giovedì, che non sarà affatto facile, ma avremo tempo di parlare nei prossimi giorni. L'eventuale arrivo in avanti, in semifinale, finale di Europa League o comunque vediamo poi che cosa succederà, secondo voi potrebbe rivalutare completamente la stagione del Milan? Sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate. Comunque la Gazzetta dello Sport dice eccola qua: la squadra non ha incantato nemmeno contro l'Empoli, ma ha vinto come contro la Lazio e come contro lo Slavia Praga nell'andata, e questo oggi conta perché i risultati sulla bilancia rossonera avranno un peso determinante per il futuro sia della squadra che dell'allenatore. L'Europa League resta il bonus che può rivalutare l'annata dell'allenatore e della squadra. La decisione finale spetterà alla società, ma soltanto a fine stagione. Vabbè, ovviamente, come abbiamo detto più volte, ma l'ha detto tante volte sia la società, ma l'ha detto tante volte anche lo stesso mister. I risultati di fine stagione saranno fondamentali, perché comunque è importante adesso, come abbiamo detto tante volte, ed è un po', diciamo, la bandierina che teniamo alta anche su questo canale, lasciamoli lavorare. E poi a fine stagione chi di dovere prenderà le proprie decisioni. Tanto fare adesso casini, secondo me, il mio punto di vista, e poi ognuno deve pensarlo come vuole, fare adesso casini qua in mezzo alla stagione secondo me non serve assolutamente nulla. Il sorpasso sulla Juve al secondo posto intanto è un ricostituente che fa bene alla testa e alla classifica, come ha sottolineato lo stesso mister rossonero ieri a fine partita. Curioso di sapere voi che cosa ne pensate, curioso di sapere qua nei commenti se secondo voi una eventuale semifinale di Europa League o una finale o addirittura magari ci auguriamo la vittoria dell'Europa League, secondo voi cambierebbe completamente la valutazione, le sorti di questa squadra? Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Prima di andare avanti ragazzi, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Dai ragazzi, vi chiedo la cortesia di iscrivervi al canale e nel primo commento come sempre trovate il link diretto al mio secondo canale. Sto preparando il nuovo video di questa nuova settimana, ci sto lavorando, secondo me verrà un video figo come al solito per il secondo canale. Quindi iscrizione a questo canale, like a questo video, commento con la domanda che vi ho fatto prima e iscrizione anche al mio secondo canale, nel primo commento trovate il link. Andiamo in sigla e iniziamo a parlare dei numeri, numerelli, tante cosine. 1, 2, 3, sigla. Oh, prima di fare i numerelli guardiamo una cosa. Allora ragazzi, le pagelle della partita di ieri. Allora, voto Gazzetta dice: segna, sfiora il raddoppio il Milan. Milan voto 6, dice la Gazzetta. Segna, sfiora il raddoppio, non rischia mai ed è secondo. Tutto bello? Sì, ma veramente poco spettacolo, ritmo basso e prevedibilità. La coppa incombe. Allora, diciamo che nella valutazione globale della Gazzetta, quindi questo 6
che dà la gazzetta generale al Milan, può starci sulla partita di ieri, direi che può starci. Per quanto riguarda poco spettacolo, ritmo basso e poca imprevedibilità, è un po' quello che abbiamo detto anche noi nel video di ieri. Però alla fine che conta, ragazzi, purtroppo è brutto da dire, ma alla fine che contava ieri era fare i tre punti, e i tre punti sono arrivati. L'allenatore, la Gazzetta, gli dà voto 6 a Mister Pioli. Turnover più che altro in attacco, ma è un titolare a risolvere la partita, ovviamente Chris Pulisic. Il tema, cioè l'atteggiamento, è sempre positivo, però purtroppo lo svolgimento un po' meno. Migliore in campo, Chris Pulisic, ovviamente, con il gol dal centro spiega quanto importante tatticamente sia l'americano, perché gioca da ala, da mezzala, da esterno, ma oramai anche da trequartista. La Gazzetta scrive: è diventato un giocatore estremamente necessario. Concordo, insomma, pienamente con la valutazione della Gazzetta. Quello col voto più basso invece è Luka Jovic. Una cosa da ricordare: il movimento per aprire la difesa quando Pulisic tira e fa gol è suo, il resto però poco o niente. La media gol purtroppo per lui si abbassa. Credo che paghi un po' la valutazione che abbiamo fatto ieri su Luka Jovic, cioè il fatto che Jovic per caratteristiche faccia molto meglio giocando da seconda punta, o comunque giochi molto meglio quando ha la possibilità di dividersi gli spazi in attacco con un altro attaccante, Olivier Giroud. Quando invece, come abbiamo già fatto una valutazione ampia ieri, per chi non l'avesse sentito andasse a vedersi il video ieri post partita, quando invece si trova costretto a dover gestire completamente in autonomia tutto l'attacco rossonero, fa un pochino più fatica. Mike Maignan, voto 6. Davide Calabria, voto 5,5. Malik Ciao, voto 6. La fase difensiva dell'Empoli, questa sconosciuta, offensiva, scusate. Quando i centrali del Milan non sono mai sotto pressione, fanno bene. Un errore senza conseguenze, ogni tanto balla sulle punte. Molto bene anche Fika Yotomori, voto 6,5. Meglio del collega, almeno più sicuro, attento e reattivo nello stretto. Quando l'impostazione passa da lui, obbliga i difensori a scelte in pochi secondi. Quando la costruzione passa da lui, obbliga i difensori in scelte in pochi secondi. Ah, ok, va bene. Sulla via del recupero, sì. Anche di questo ne abbiamo parlato ieri. La Gazzetta, che a larghi tratti riprende un po' quello che abbiamo raccontato ieri nel video post partita. Quando passiamo dalla costruzione fatta dai piedi di Fika Yotomori e Malik Ciao, la nostra costruzione è un pochino più veloce. Non ancora veloce come tutti vorremmo, ma credo che concordiamo tutti su questa cosa. Teo Hernandez, voto 6. Ieri sì, diciamo che è stato un pochino in ciabattine. Voto 6,5 per Benasser. Regia a tutto campo, addirittura 118 palloni toccati. È in crescendo, soprattutto quando esce Reinders, con il quale doveva dividersi il pallino. Offre possesso palla e controllo. TJ, voto 6,5. Grande fisicità e regia, palla al piede, mentalità sempre creativa ed offensiva. Qua adesso trova un 6, Loftus-Cheek. Mi sembra poco, sinceramente, col massimo rispetto sempre per i voti di chi mette questi voti sulla Gazzetta. A me sembra un po' basso. Dicono 6. Non è il Loftus-Cheek straripante di questo 2024. Primo tempo anonimo, ripresa con un paio di strappi e un bel tiro. L'Empoli, basso, gli impedisce la solita corsa. Sì, vero, vero, che il gioco dell'Empoli gli ha impedito di esprimere al massimo il Loftus che conosciamo, però 6 mi sembra un po' basso come voto. Voto 6 anche per Okafor. Bello lo scatto sull'azione del gol, bello l'assist dal centro per Pulisic. Tocca appena una ventina di palloni, ma è utile nel pressing e nei movimenti. A me Okafor ieri è piaciuto. Tra l'altro, volevo dirvi una cosa. 6,5 si prende Musa, però che entrata ci mette corsa, velocità, impatto, verticalizzazione, insomma, quantomeno la voglia di ribellarsi a un certo conformismo. Vabbè, al di là di questa valutazione della Gazzetta, io credo che ieri Okafor abbia fatto bene. Io credo che Musa abbia fatto bene. E invece un giocatore che ho visto ieri, quando io ho detto che ha giocato bene, ho ricevuto qualche critichina nei video di ieri, era il Chukwu. Ovviamente non stiamo parlando della più bella partita fatta da Chukwueze negli ultimi 5 anni, però comunque secondo me il Chukwu è entrato bene.
è entrato bene rispetto ad altre partite dove magari ha fatto un pochino più fatica. Secondo me nella partita di ieri ha fatto bene. La Gazzetta gli dà 6 e dice: uno dei tre milanisti a centrare la porta ed è già qualcosa. Caprile risponde bene, lui dà velocità all'attacco nel finale, cross in croce e tiri. 6. Sì, probabilmente è il voto corretto. Veniamo ragazzi adesso, al di là di tutte queste valutazioni della Gazzetta, arriviamo a qualche valutazione nostra invece. Allora, cerco di darvi un po' di numeri. Partiamo da Milan, secondo posto e tanti punti. Il Milan, allora premetto perché ho visto nei commenti, anche su diverse pagine, insomma in giro, che quando viene fatto un articolo menzionando, quindi facendo un discorso oggettivo e non soggettivo, di quella che è fino ad oggi la stagione dei numeri, la stagione del Milan, parlando solo ed esclusivamente di numeri, sapete un po' come funzionano i social, no? Uno espone dei numeri oggettivi su quella che è la stagione del Milan e qualcuno capisce che si voglia esporre questi numeri per difendere o per dissare qualcun altro. In realtà no, ragazzi, usciamo un po' da quell'ottica. Quando uno cita dei numeri, adesso andiamo a leggere i numeri che ha fatto il Milan quest'anno rispetto agli anni passati, sono semplicemente dei numeri. Non è che uno li dice per dar ragione o alzare l'opinione che magari la gente può avere di un allenatore, di non un allenatore o della squadra, o lo si dice per parlare male di qualcuno o di qualcun altro. I numeri sono oggettivi, ragazzi. Al Milan, con la vittoria di ieri e il pareggio della Juve, approda al secondo posto in Serie A e si porta a 59 punti, dato oggettivo. Il secondo in questo momento della stagione si trova addirittura a più 9 punti rispetto all'anno scorso, e da qualche parte ho letto anche che in realtà ci troviamo a meno un punto. Eccola qua, è l'altra cosa che volevo leggere, scusate, vi leggo questa che è più completa. Milan, la domenica perfetta, vittoria e sorpasso e posto Champions quasi blindato. Cosa chiedere di più? Si chiede la Gazzetta. È la domenica perfetta, successo col minimo sindacale, zero rischi, insomma, anche se sul colpo di testa di destro mi sono sentito male, e Juve superata. Milan ora primo dei secondi, quasi uno scudetto, tanto l'Inter viaggia ad un ritmo completamente diverso. Pulisic sempre più centrale, decisivo oltre al gol, discreto turnover senza controindicazioni. È un bel po' di energie risparmiate in vista dello Slavia. Snodo verso i quarti di Europa League che può cambiare la stagione. Eh sì ragazzi, qua siamo arrivati, quello che poi succederà giovedì sarà, poi ne parleremo nei prossimi video, sarà veramente lo snodo della stagione, perché comunque eventualmente passare il turno e andare avanti inizia poi a farsi le cose serie. Vedremo poi se passeremo quelli che saranno gli accoppiamenti per la prossima squadra. Innanzitutto pensiamo a passare, che già non sarà facile. Ma non è il caso di fare gli schizzinosi. Il Milan si adegua e fa ad un Empoli fin troppo difensivo, che non è mai cattivo in aria e sente terribilmente la mancanza. Vabbè, bla 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 bla. Poi Juve, Bologna, Atalanta, Roma, Napoli, Fiorentina perdono tutte terreno. Un 1-0 per il Milan che vale una goleada. Ora Pioli si lancia verso Praga, dove tornerà Leao dal primo minuto. Eccoli qua. Come va in difesa il Milan attuale rispetto a quello scudettato? 6 punti in campionato dicono che il Milan oggi è a più 9 rispetto allo scorso anno, e un sostanziale pareggio con il Milan che poi vinse lo scudetto. In questo momento il Milan ha più 9 punti rispetto all'anno scorso e meno un punto rispetto ai punti fatti del Milan scudettato. Invece a gol come siamo messi? Bene, il Milan oggi ha incassato solo, virgolettato, 3 gol in più a parità di giornate rispetto al Milan, quello dello scudetto, ma la differenza allora le fecero proprio le ultime 10 giornate, dove il Milan blindò la difesa e praticamente non incassò più nessun gol. Sì, sapete che i paragoni è giusto farli, ragazzi, i paragoni è giusto farli, ma credo che debbano sempre
essere fatti a fine stagione. Perché se fino a questo punto il Milan ha incassato solo 3 gol in più rispetto al Milan scudettato, come giustamente fanno presente su questo articolo, adesso non so dove era scritto goal.com mi sembra, è anche vero che il Milan scudettato nelle ultime 10 partite praticamente non prende più gol. Quindi ragazzi, fare un confronto in questo momento che sia, credo sia alquanto prematuro, anche se, come vi dicevo prima, i numeri sono numeri e sono dei numeri non soggettivi. Come anche questi numeri, e qua mi voglio però soffermare un attimo su questa considerazione. Pioli, fatto 351 punti con il Milan, solo Ancelotti ha fatto meglio. 351 punti per Pioli da quando allenatore del Milan. Nell'era dei tre punti, solo Ancelotti ha fatto meglio con 557 punti, ovviamente, perché ha giocato molte più stagioni in noi, come noi. Allora, ci sono da fare delle valutazioni sul fatto che Pioli in questo momento abbia fatto più punti rispetto a tutti gli altri allenatori, escluso evidentemente Ancelotti, rispetto a tutti gli altri. Quando si parla del Milan di Ancelotti si parla di un'altra era, si parla di un Milan completamente diverso, si parla di una competitività della Serie A completamente diversa, perché Ancelotti comunque aveva una squadra molto più forte che della squadra che ha in mano Pioli, però quella Serie A era una Serie A devastante, dove l'altra volta vi ricordate che parlavamo di chi, adesso non mi ricordo, per dire la Fiorentina, l'attacco della Fiorentina di quegli anni lì, o l'attacco di squadre della Roma, squadre comunque fortissime, che oggi probabilmente prendi la Fiorentina di quegli anni lì, la metti nella Serie A di oggi, non vi dico che vince a mani basse, ma probabilmente farebbe sicuramente benissimo. Quindi questi confronti tra i punti fatti degli allenatori di adesso contro allenatori di 15 anni fa, non lo so, li trovo sempre un po' fuori luogo, perché sono epoche diverse, sono calcio diverso, tante cose completamente diverse. Ragazzi, questo era... aspettate, vi devo raccontare di Pulisic, invece ultima cosa. Pulisic in questa stagione ha preso parte da protagonista, 14 reti realizzate e 8... 14 reti realizzate divise in 8 gol e 6 assist per quanto riguarda il campionato. Invece per quanto riguarda la stagione intera, Pulisic si è portato in doppia cifra. Importantissimo, insomma... Pulisic da record sarà probabilmente il titolo di questo video. Ragazzi, fatemi sapere, vi ho fatto un po' di domande in questo video, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Come sempre vi ringrazio, è stato un piacere. Pollice in su prima di chiudere il video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Un saluto a tutti, forza Milan e vada via il Kill Inter. Ciao!